Allora, mi chiamo Vincenzo Scarpa. Come lavoro faccio il fisioterapista, non ha nulla a che vedere con informatica, però praticamente sono diplomato come perito informatico, quindi una certa base sulla programmazione me la sono costruita negli anni. Solo che poi che cosa è successo? Che quando mi sono diplomato, nel 98, quello che interessava a me dell'informatica a livello lavorativo, il multimedia, il mondo dei video, era tutto all'inizio, il web design, quindi non me l'ero sentita di rischiare. Oppure l'altra cosa che mi interessava richiedeva l'università, ma io con la matematica non me la sentivo a livello universitario di affrontarla, e quindi ho ripiegato su un'altra cosa che a me piaceva fare, che era il fisioterapista, no? Però nel frattempo la voglia di programmare, insomma il germe della programmazione in me continuava a esserci dentro. E un bel giorno vado su internet e digito la parola avventure testuali, perché le avventure testuali sono, dopo gli emulatori, un'altra mia grande passione, no? E scopro che, insomma, altro che morte, cioè le avventure testuali continuavano a esistere come. Ora, senza andare troppo nel dettaglio, che cosa lega l'avventura testuale al mio sito? È il fatto che molte vecchie avventure, per usarle, ho dovuto apprendere l'utilizzo degli emulatori. In realtà gli emulatori li conoscevo già prima, ai tempi dell'Amiga, perché utilizzavo anche in Transformer, però non avevo approfondito la conoscenza più di tanti. Invece con l'avventura testuale ho dovuto cominciare a approfondire il Commodore 64, lo Spectrum e tutte le varie macchine, insomma, sulle quali giravano queste avventure. Chiaramente, come dice, una ciliegia tira l'altra, dalle avventure sono passati i giochi, e alla fine, insomma, mi sono enormemente appassionato agli emulatori. E il sito, come viene fuori? Io in quel periodo lì avevo scritto un manuale di programmazione sull'avventura testuale che si trova ancora adesso su Wikibooks, un manuale di programmazione su Inform. Inform è un linguaggio che ti consente di creare le avventure testuali nel formato Z-Code. Dopo questo manuale ho cominciato a scrivere dei manuali sull'utilizzo di alcuni emulatori che volevo di nuovo pubblicare su Wikibooks, ma questi di Wikibooks mi cominciano a dire: ma gli emulatori non è che siano tanto regolari, e non è così. Mi hanno tirato fuori problematiche sulla legalità degli inscription, insomma alla fine mi sono stufato e mi sono tirato fuori il mio wiki. Da qui nasce EmuWiki. Da che cosa mi sono, a cosa mi, su cosa mi sono basato? Ancora una volta le avventure testuali mi sono venute in aiuto perché Roberto Grassi, che all'epoca gestiva IF Italia, adesso questo sito è stato inglobato in Hot Games Italia, non credo che esista più, era basato su questo motore che si chiama il PMWiki, sul quale ho poi basato il mio sito, che ho poi chiamato EmuWiki. I primi emulatori che ho inserito, adesso non mi ricordo proprio esattamente quali, perché ce ne sono talmente tanti nel tempo però sicuramente alcuni fra i primi emulatori che ho inserito sono stati quelli del Commodore 64, a cui hanno fatto poi seguito lo Spectrum, l'Amiga. Poi piano piano, andando avanti negli anni, cominci a scoprirli e li aggiungi in sequenza tutti gli altri. Ovviamente questo sito ha quasi 10 anni, in 10 anni di esistenza nel tempo ho aggiunto di tutto di più. EmuWiki poi non contiene solo emulatori, inizialmente è nato solo per gli emulatori, però piano piano si è espanso e ospita diversi articoli, addirittura c'è una piccola biblioteca, una sezione dedicata ai giochi online, prove di computer, una sezione dedicata anche alle retrofac. L'ho voluto raccogliere le vecchie retrofac che contengono un sacco di informazioni utili sui vecchi sistemi. Poi cosa c'è ancora? Addirittura di recente ho messo una sezione sugli FPGA, insomma, gli emulatori rimangono sempre il perno centrale del sito, ma c'è anche altro. Questo è in sostanza quello che voglio dire. Nel sito ci sono entrambi gli emulatori, sia web che scaricabili. Per quanto riguarda il web, è la sezione degli emulatori online. Lì basta linkare gli indirizzi. Sono stato molto fortunato perché un po' di tempo fa ho trovato un sito che li raccoglieva un po' tutti. Ho preso dei link da quel sito più altri che conoscevo, è venuto fuori una sezione abbastanza carina, grossa. Poi soprattutto ho insistito molto su Internet Archive, perché non so se tutti lo sanno, ma Internet Archive
ti permette di giocare online a moltissimi giochi e quindi anche quelli di omessi. Gli altri invece io tendenzialmente faccio così. Gli emulatori scaricabili li faccio scaricare se non si trovano da nessun'altra parte o se sono comunque difficili da reperire, altrimenti non metto la home page dell'emulatore stesso. Questo lo faccio da una parte perché è più facile per me gestirlo, ma anche come forma di onestà, come segno di onestà e di rispetto nei confronti degli autori, perché se io sono un autore e magari vedo che i feedback aumentano, c'è più gente che mi scarica il programma, magari sono anche più invogliato a portarlo avanti. Naturalmente, per onde evitare di perdermi qualcosa, su MoviK ho un mio backup degli emulatori, non è accessibile al pubblico, ma è un repository, li metto lì, perché purtroppo, come sapete meglio di me, molte volte alcuni siti spariscono, allora l'emulatore ce l'ho, in quel caso lo rendo disponibile online. Ecco. Le prime risposte ho cominciato ad averle quasi subito, forse quando a un anno dalla sua creazione. Considerate che 10 anni fa, adesso un po' meno, ma 10 anni fa eravamo ancora in una fase molto clou dell'emulazione. Adesso ci sono ancora persone che si interessano, però non c'è più praticamente quell'attesa spasmodica che c'era prima, quando magari bisognava ancora... si era ancora in attesa che venisse emulato un dato sistema o una data caratteristica. Oramai delle vecchie macchine è stato emulato tutto e quindi adesso c'è gente che è sempre interessata, però non c'è più quell'attesa spasmodica di prima, diciamo. Comunque sì, l'interesse c'è, io lo porto avanti ad aggiornarlo, resta sempre comunque un certo interesse, questo sì, questo da dire. Tendenzialmente se mi metto in testa di fare una cosa, paradossalmente le risposte del pubblico mi interessano fino a un certo punto, cioè l'avrei fatto a prescindere perché interessa e mi diverta prima me. Devo dire che in base alle risposte magari il lavoro l'ho un pochino po' affinato o magari ho preso una direzione piuttosto che un'altra. Comunque sì, una certa influenza l'hanno avuta, però tenete presente che io se mi metto in testa di fare una cosa, indipendentemente da quello che mi dicono gli altri, la faccio. Comunque sì, mi sono stati molto utili i determinati consigli che mi hanno evitato comunque di fare certi errori, perché il web design, se sei un hobbista, perché comunque resto un hobbista, però se non lavori in un determinato ambito e certe cose o le ignori o magari le sottovaluti. Devo dire che ci sono state diverse persone che mi hanno dato un aiuto soprattutto in questo e non finirò mai di ringraziarle, insomma, perché se MoviKey ha un aspetto almeno un po' professionale, ce l'ha, devo dire grazie a queste persone, perché mi hanno detto di scegliere una cosa piuttosto che un'altra, insomma, devo ringraziarle. Nell'ambito della preservazione informatica, gli emulatori li reputo indispensabili, in quanto senza di essi non si avrebbe quella che viene definita una memoria storica, no? Molti sistemi... Allora, quando si parla di emulazione non si deve solo pensare alle macchine più comuni, il NES, lo SNES, ma si deve anche pensare a delle macchine più rare che non tutti possono avere, e per la difficile reperibilità, ma anche per una questione di costi, no? Provate a immaginare, che ne so, un Apple 1 quanto possa costare, cioè non è una macchina accessibile a tutti. Quindi sicuramente gli emulatori in questo svolgono un ruolo fondamentale, in quanto danno la possibilità anche a chi non possiede la macchina fisica di poterli in qualche modo utilizzare. C'è però anche da dire, ed è una sorta di tra virgolette polemica che è nata un po' in questi ultimi anni, perché da un po' di tempo a questa parte si sono affacciati sul mercato degli emulatori che emulano delle macchine che sono addirittura ancora in commercio, 3DS, la PlayStation. Comunque se non sono in commercio sono state messe fuori il mercato da poco, la Wii, il 3DS, addirittura la PlayStation 3 pare che cominci a girarci qualcosetta di decente, la PlayStation 2. In questi casi qui magari forse è un po' bizzarro, forse strano parlare di preservazione storica, perché queste macchine si reperiscono con facilità, però sicuramente nel tempo anche loro verranno pian pianino messe nel dimenticato e si allungano i tempi. Però io trovo giusto che ci siano questi emulatori, perché se io devo aspettare che queste macchine vengano messe fuori dal commercio, è campacavallo. Inoltre questi emulatori ti danno anche la possibilità di poter giocare, per esempio il Dolphin,
che emula il GameCube e la Wii, ti danno la possibilità di giocare ai giochi in alta in HD, cosa che con le macchine originali non puoi fare. Quindi aggiungo, puoi utilizzare questi giochi con delle caratteristiche che nelle macchine originali non sono presenti. E per il resto, insomma, sì, sono d'accordo con te, cioè preservano comunque i sistemi, questo è poco ma sicuro. Nel mio sito di emulatori ce ne sono tantissimi, non li so quantificare, secondo me ce ne saranno un migliaio, forse anche di più, perché ci sono anche emulatori per diversi sistemi. Voi pensate che sul sito ci sono emulatori per il web, per Android, per Linux, per Mac, per Windows e ancora non contento per il Raspberry Pi. Ok, quindi immaginate voi, ce ne sono una migliaia. Quali sono gli emulatori che mi colpiscono di più, che mi hanno in qualche modo lasciato il segno? Ma il MAME è sicuramente uno di questi, nel bene e nel male, cioè il MAME è sempre oggetto di critiche perché c'è chi dice che è lento, c'è chi dice che è troppo confuso perché non tutti i giochi funzionano, però il MAME resta il progetto più importante in assoluto, un progetto assolutamente da rispettare. Adesso poi, da un po' di anni a questa parte, oltre che i giochi arcade, hanno inglobato anche il MES. E quindi il MAME è diventato, secondo me, un emulatore universale, perché è in grado di emulare arcade e anche tutti i sistemi, computer, console. È un progetto molto importante, forse il più importante di tutti, che viene costantemente aggiornato. L'altro emulatore che mi ha lasciato il segno è sicuramente il WinWare, proprio la versione di Windows, perché l'autore di quell'emulatore è pazzesco, cioè ormai sono riusciti a emulare l'Amiga con tanto di schede acceleratrici, con delle configurazioni che ottenerle con la macchina originale è molto più difficile. Fai prima a usare l'emulato che non usare un Amiga fisico con quelle caratteristiche. L'altro emulatore che mi hanno lasciato il segno sono sicuramente lo SCUMVM. Lo SCUMVM, per chi non lo sapesse, è un emulatore specifico per le avventure grafiche punta e clicca. La particolarità di questo emulatore è che ti consente non solo di far girare giochi, ma addirittura anche in base ai sistemi, cioè io con lo SCUMVM posso giocare, non so, a Maniac Mansion per l'Amiga, per l'Atari ST, e la cosa ancora più incredibile è che è proprio il codice nativo del gioco, ci cioè hanno trovato un sistema di far girare il codice nativo senza la macchina, è un lavoro eccezionale secondo me. L'ultimo è il DOSBox che emula l'ambiente DOS. Quello che tanti non sanno, o comunque diverse persone non sanno, è che non esiste solo la versione ufficiale, che tra l'altro è anche abbastanza vecchia, ma con le SVN hanno portato il DOSBox a dei livelli veramente alti, perché hanno messo delle aggiunte in più ed è tranquillamente possibile giocare ai giochi che supportano la Voodoo, addirittura utilizzare tranquillamente Windows 95, Windows 98 e così via. Il futuro dell'emulazione viene in qualche modo legato allo streaming e al cloud gaming. C'è chi sostiene che le scelte di quelle come Google di fare Google Stadia mettano e porranno fine all'emulazione, in quanto col cloud gaming tutti i giochi sono online, quindi non c'è più niente di fisico. Io non la vedo così, in quanto se Google ha scelto di adottare questa politica del cloud gaming, gli altri costruttori sicuramente se li faranno lo streaming al cloud gaming, ma non credo proprio che dagli scaffali dei negozi spariranno completamente i giochi. È un mercato un po' troppo ghiotto per la Microsoft, per la Sony e gli altri produttori e la Nintendo. E quindi che cosa potrebbe succedere in un eventuale futuro? Che le macchine fisiche ci saranno. Ci saranno probabilmente meno giochi fisici, ma ci saranno sempre, quindi ci sarà sempre qualcosa da emulare. Non credo che scomparirà l'emulazione, quindi il futuro ce l'avrà con un parco giochi più ridotto, questa è la mia opinione. Allora, la comparsa sul mercato dei vari mini è probabilmente una conseguenza di questa rinascita del retro gaming, no? Insomma, produttori come la Nintendo non ti producono un NES Mini se prevedono di vendere un centinaio di copie, ne devono vendere. Quindi evidentemente il retro gaming, c'è cioè un po' un revival del retro gaming che ha spinto in qualche modo questi produttori, la Nintendo e non solo, a creare, io lo trovo un modo simpatico per ricordare un po' i vecchi tempi. Alla fine della fiera,
è una cosa abbastanza normale, come quando, cioè, se sostanzialmente una cosa tira, detto in maniera un po' volgare, qualcuno accontenta praticamente il volere del pubblico, no? Magari chi non è avvezzo all'emulazione o comunque chi non possiede le macchine originali vede questi oggetti simpatici, ci sono i giochi sopra, si diverte, li collega un televisore. Non, insomma, speculativo sul discorso della speculazione, non costano poi neanche tantissimo, insomma, ho visto di molto peggio. Io non voglio essere polemico, ma a me dà molto più fastidio vedere come ci siano quelli che definisco i cosiddetti sciacalli che su eBay magari vendono delle macchine di prezzi esagerati spacciandole per rare quando tali non sono. Alla fine non mi sconvolge più di tanto la comparsa sul mercato di questi mini, li trovo anche simpatici, non mi interessano personalmente perché io sono molto più attratto dai sistemi FPGA come il Mist o il Mister, però li trovo un tentativo simpatico, ma non mi sembra una cosa così negativa, tutt'altro. Sono contento, un pensiero finale sul mio sito, io sono contento dell'interesse che c'è attorno al mio sito, sono contento di questa rinascita del retro gaming e in qualche modo anche del retro computing, perché questo invoglia anche a me a continuare, insomma l'emulazione non credo che morirà, sono contento che c'è tutto questo interesse e speriamo che si vada avanti così ancora per molti anni, così mi diverto anch'io, ecco, insomma.